Ciao, eccoci, quindi siamo con il nuovo Motorola Razr e come abbiamo avuto modo di parlare, vedere, l'idea è quella di presentare al mercato un prodotto con display flessibile, foldable, nella form factor storico di Motorola, iconico del Razr, quindi un vero e proprio clamshell come eravamo abituati a vedere nel 2003-2004. Motorola Razr si presenta al mercato con un display esterno da 2,7 pollici, tecnologia OLED, una camera da 16 megapixel e quello che lo caratterizza sicuramente è la presenza di un display flessibile interno da 6,2 pollici, sempre con pannello OLED, tecnologia flessibile ovviamente. È un prodotto con 6 giga di RAM, 128 giga di memoria interna. E indubbiamente l'aspetto più importante su cui abbiamo lavorato per il prodotto è il meccanismo di chiusura, quindi la cerniera che va poi a gestire la chiusura del telefono stesso. Quindi la cerniera è un brevetto di Motorola e Lenovo. Abbiamo collaborato con la parte Lenovo dello Yoga, famosi per le loro cerniere, per realizzare appunto la cerniera che è presente all'interno del Motorola Razr. Questa è una cerniera fatta in acciaio inossidabile, quindi capace di garantire durata e durevolezza nel tempo del meccanismo, ma anche poi resistenza ad agenti esterni, come può essere piccoli granelli di polvere, che non vanno poi ad inficiare quello che è il funzionamento hardware e fisico della cerniera stessa. La caratteristica della cerniera è appunto quella di avere due piatti per ogni lato, che tendono il display nella posizione completamente flat quando è aperto, quindi non hai evidenza di scalini o altri aspetti negativi. E che succede? Nel momento in cui andiamo a chiuderlo, questi due piattini per ogni lato si collassano all'interno della struttura del telefono e la cerniera stessa va ad ospitare quella che è l'angolo di curvatura, quindi la curvatura del display flessibile. Come tutti sappiamo, l'aspetto cruciale più importante di avere un display flessibile è quello dell'angolo con cui viene piegato lo stesso. In questo caso è la cerniera stessa che va a garantire il perfetto angolo di curvatura del display e quando il prodotto è chiuso, zero gap. Quindi le due superfici del display sono sovrapposte completamente e c'è un aspetto di design del prodotto che è veramente unico, oltre all'aspetto wow nel vedere come una tecnologia così delicata, come può essere magari percepito un display flessibile, viene gestito in maniera ottimale da parte della cerniera che abbiamo realizzato e sviluppato per garantire il prodotto. Motorola Razr utilizza il display esterno come punto di accesso per le nostre applicazioni, quindi l'idea è quella di avere una transizione seamless di alcune funzionalità al momento che verranno estese nel corso delle prossime settimane e mesi per garantire all'utente finale quindi questa transizione senza preoccupazioni da un'applicazione visibile sul display esterno a quando la stessa viene poi visualizzata sul display esteso. Un esempio può essere la camera che possiamo attivare con la classica gesture di Motorola, quindi in questo caso abbiamo la camera in modalità selfie. Se apriamo il display, la camera automaticamente è sempre la funzionalità attiva del prodotto e ti permette di andare a scattare una fotografia classica utilizzando tutte quelle che sono le caratterizzazioni dell'immagine stessa. E lo stesso è disponibile per musica, ma anche per la gestione, per esempio, di Gmail o messaggistica o WhatsApp. Quindi nel momento in cui vai ad aprire, stai magari scrivendo, hai aperto la visualizzazione della tua notifica, apri il display e automaticamente si apre l'applicazione.